Benvenuti. Il mio compito oggi qui a 5G Italy è quello di parlarvi della trasformazione software e computazionale della rete. L'elemento chiave di questa trasformazione è il concetto di virtualizzazione. Virtualizzazione che non è certo una novità per il mondo, quantomeno, dell'information technology, essendo alla base del concetto che spesso ci sentiamo ripetere del cloud computing, che molti conoscono, che è il paradigma che domina da più di 20 anni ormai la scena delle applicazioni software. Ecco, il mondo del networking invece ha una storia decisamente più breve. La virtualizzazione ha circa 10 anni ed è stata introdotta con i paradigmi che prendono il nome di Software Defined Networking e di Network Function Virtualization. Vista così, potrebbe veramente sembrare un innocuo aspetto tecnico per addetti ai lavori, su cui magari basare qualche interessante pubblicazione scientifica. In realtà, a mio modo di vedere, si inserisce all'interno di quello che possiamo definire la tempesta perfetta sul networking. Tempesta in cui la connettività diventa elemento cruciale della trasformazione digitale, e questo ovviamente è il 5G, in cui i requisiti prestazionali, soprattutto quelli della latenza, no, di cui tanto si parla, spingono per spostare la computazione nella rete vicino agli utenti, accorciando la distanza, in cui l'evoluzione tecnologica finalmente consente di cambiare radicalmente un rapporto storico tra networking e computazione, e in cui appunto l'elemento virtualizzazione diventa l'elemento trasformativo dell'intero sistema. Ecco, questa tempesta va ben al di là della parte tecnica, di cui ovviamente io e i colleghi del CNIT ci occupiamo, ma può potenzialmente cambiare le relazioni tra gli attori di mercato e modificare la catena di creazione del valore e dell'innovazione. E questo ovviamente è ben di più che la parte tecnica. In questo contesto, il concetto unificante, quello che mette insieme gli elementi tecnologici, è quello del network slicing, in cui l'infrastruttura fisica viene affettata in più reti virtuali. Lo slicing consente di cambiare funzioni di rete dedicate con moduli software d'utente per un vasto insieme di opportunità applicative, come quelle mostrate nella figura. Consente anche di isolare le ricerche dedicate a ciascun dominio applicativo, le risorse dedicate a ciascun dominio applicativo, ridefinendo i ruoli degli operatori di rete e degli attori dei mercati verticali che utilizzano le applicazioni del 5G. Quali sono gli ingredienti di base di questa trasformazione? Bene, il primo è quello che abbiamo già nominato, quello della Network Function Virtualization, la virtualizzazione delle funzioni di rete. Idealmente una rete, come la raccontiamo nei corsi universitari, deve solo inoltrare pacchetti di informazione usando semplici nodi di instradamento. In realtà la rete fa molte più cose, una serie di funzioni specializzate che analizzano e modificano i pacchetti e che finora hanno girato su dell'hardware dedicato. Ecco, NFV consente di spostare queste funzioni su invece dei normali server, hardware non specializzato, trasformandolo in macchine virtuali o container, semplificando di molto la gestione e la scalabilità del sistema, l'aggiornamento del software e il testing. Il secondo ingrediente è l'edge computing, la computazione che si sposta nella rete in piccoli data center vicino alle applicazioni. L'edge computing è fondamentale per mantenere bassa la latenza perché proprio accorcia la distanza, è importante perché mantiene i dati locali, migliorando prestazioni e privacy, e può ovviamente essere integrata con elementi applicativi che girano su cloud centrali privati o pubblici. Ecco, in questi piccoli data center, nella periferia della rete, possiamo anche distribuire delle funzioni di rete che vengono specializzate proprio in base alle applicazioni che le utilizzano e le combinano con quelle d'utente. Il terzo ingrediente è il Software Defined Networking, anche questo già citato, ma fondamentale perché senza questo elemento, senza l'SDN, né NFV né Edge Computing potrebbero esistere. Cosa fa l'SDN? L'SDN collega insieme gli elementi fisici e quelli virtuali, convogliando il traffico nella sequenza corretta di moduli di calcolo e semplificando enormemente la gestione della rete. Senza questo,
la gestione sarebbe veramente impossibile. Esso si basa su una separazione del piano di controllo del piano dati, in cui la logica, l'intelligenza dell'inoltro dei pacchetti è centralizzato, mentre le azioni che devono essere fatte sui pacchetti dell'inoltro vengono distribuiti su dei nodi che sono dei meri esecutori. Ecco, anche se in questo scenario breve e semplificato abbiamo tutti gli ingredienti, e proviamo a cuocerli insieme, proviamo cioè a fare un parallelo per accorgersi forse che ci troviamo in una cucina che è un po' diversa da quella a cui siamo abituati. Abbiamo ovviamente il cuoco, che ci aspettiamo possa essere nel nostro parallelo l'operatore di rete, ma il cui ruolo sta cambiando profondamente proprio per questa trasformazione. Abbiamo il ristorante, che rappresenta l'infrastruttura di rete, nel nostro parallelo, ovviamente, normalmente di proprietà del cuoco, ma in cui in realtà altri sperano di poter entrare comprando dei pezzi. Abbiamo i clienti che rappresentano i settori industriali che vogliono utilizzare il 5G, ma che sempre meno si accontentano di scegliere, il servizio di connettività da un menu fisso. E poi abbiamo i contadini che producono gli ingredienti e rappresentano, dal nostro punto di vista, i produttori di apparati, i produttori di tecnologia, ma che sono sempre di più gli unici ad avere quel grado di conoscenza tecnica che consente di saper orchestrare e mettere insieme i pezzi. In questo ristorante in realtà succedono anche delle cose piuttosto bizzarre. Abbiamo clienti che pretendono di spostarsi il cibo da casa, perché chiaramente vogliamo far girare le nostre applicazioni nella rete. Ci sono organizzatori di eventi che vogliono affittare il ristorante e farci un ricevimento, con tutto il concetto che ha a che fare col mondo della virtualizzazione anche dei servizi di operatore. Abbiamo in alcuni stati il governo che dà diritto di costruirsi il proprio ristorante, quindi di fatto dà diritto alle industrie di costruire la propria rete privata su spettro dedicato. E poi c'è persino chi ha preso le ricette segrete del cuoco e le ha date aperte a tutti quanti, in modo che ognuno possa farsi le sue ricette gourmet, e questo ovviamente sono tutto il mondo dell'open source e dell'open hardware. Ecco, questo gioco del parallelo con il ristorante ci fa capire come in realtà questo elemento tecnologico in realtà sia un elemento che cambierà profondamente il modo con cui vediamo il settore delle telecomunicazioni, quindi il 5G rappresenta veramente un elemento di trasformazione del nostro mondo. Ecco, in questo contesto di grande cambiamento si inseriscono poi dei trend che, se volete, sono ancora in parte di ricerca, ma che sono particolarmente interessanti perché fanno già intravedere i futuri cambiamenti. Non posso elencarveli tutti, ma consentitemi di parlarvi di questo a cui tengo particolarmente, che è quello dell'hardware programmabile. L'hardware programmabile consente di unire la velocità dell'hardware specializzato alla flessibilità del software, proprio perché è programmabile. Questo concetto sta rivoluzionando il mondo dei nodi, degli switch di rete, quello delle schede dei server di rete, quindi delle smart NIC, e quello dell'hardware dentro ai server con le FPGA. Una tendenza di ricerca interessante è quella di spostare pezzi delle funzioni di rete e delle applicazioni nell'hardware programmabile, rendendo definitivamente la rete non più un modo per spostare dei bit con un tubo da una parte all'altra, ma una vera e propria piattaforma applicativa di informazione. Qui ovviamente ci immaginiamo uno scenario in cui veramente la rete non è più soltanto quel luogo dove è possibile inoltrare, affettare l'informazione e spedirla in pezzi, ma è veramente un tutt'uno con la parte che elabora il contenuto dei pacchetti stessi, le nostre applicazioni, le tante applicazioni che anche in questo periodo di crisi stiamo utilizzando, insieme allo spostamento dell'informazione stessa. Ecco, arrivando alla conclusione, possiamo continuare a giocare col parallelo del ristorante. Quindi, se volete, la conclusione è che i cuochi tradizionali hanno decisamente bisogno di provare nuove ricette. Questo sta già succedendo, come abbiamo visto anche nell'esperimentazione del 5G, gli operatori devono fare nuove partnership e creare un nuovo ecosistema. Il secondo concetto è che decisamente il cibo da strada sta diventando molto popolare, e in questo ovviamente intendiamo tutto il mondo che si basa sulle comunità di sviluppo software, sul software aperto, sull'hardware aperto, che stanno diventando sempre più importanti proprio in ottica di trasformazione della rete. Grazie dell'attenzione. Thank you.